convegno sull'energia. Confcommercio già aveva denunciato mesi fa con l'esposizione di tutte quelle bollette. Qual è la situazione e qual è lo scopo di questo convegno? Sì, noi siamo stati, diciamo, i primi già all'inizio dell'anno a mettere in campo un'iniziativa di protesta per l'aumento della bolletta energetica. Ancor prima della guerra tra Russia e Ucraina avevamo riscontrato pesanti aumenti nelle bollette delle imprese. La cosa è proseguita purtroppo peggiorando la situazione per tante aziende, molte di queste soprattutto nel settore del turismo costrette anche alla chiusura anticipata oppure alberghi annuali che hanno sospeso l'apertura proprio per non andare incontro a questi pesanti incrementi. Allora noi, oltre all'attività normale di natura sindacale, l'approfondimento del tema, il sostegno alle imprese adesso per ottenere i crediti d'imposta previsti dalle varie manovre e governative, abbiamo anche deciso di fare una riflessione, questo convegno sulle comunità energetiche, perché sono uno strumento utile a consentire risparmi sulle bollette energetiche, coinvolgendo la regione, coinvolgendo gli enti locali. E questo è molto importante perché la comunità energetica è uno strumento molto utile, di fatto è un'associazione tra cittadini, pubblica amministrazione, imprese commerciali e piccole e medie imprese per utilizzare le energie rinnovabili e ottenere quindi dei risparmi sulla bolletta energetica e addirittura anche con gli incentivi del GSE avere la possibilità di vendere l'energia in surplus alle autorità. Quindi è uno strumento molto utile, non a caso molte amministrazioni locali, molti piccoli comuni sono interessati a questo argomento perché può essere una delle vie per contenere il costo della bolletta energetica. Mi piace però anche sottolineare il fatto che la parola comunità a noi piace. La comunità è un insieme di persone che vivono insieme, che condividono certi ideali, certe idee, certi progetti, certi obiettivi. Quindi la comunità energetica ha, diciamo, molti benefici. Intanto un beneficio di carattere, se vogliamo, sociale, il fatto appunto di abituare la gente a lavorare insieme, a ragionare insieme, perché devi mettere insieme tanti cittadini, tante botteghe, tante piccole imprese per raggiungere un obiettivo. Poi quindi un vantaggio di natura economica, perché come abbiamo detto può consentire il risparmio anche con la vendita del surplus di energia, e poi c'è un vantaggio ambientale, perché qui si utilizza energia da fonti rinnovabili, quindi non dal fossile, e quindi con una diminuzione delle emissioni di CO2 e anche di dispersione lungo la rete. Quindi la comunità energetica può essere uno strumento molto utile, e per questo Confcommercio oggi fa questa giornata di informativa. Dati positivi agli stati generali del turismo, le previsioni per fine anno? Ma le previsioni per fine anno stanno andando molto bene, anche proprio questa mattina ho avuto conferma da un paio di strutture ricettive, di gruppi che hanno già confermato per 4-5 giorni a fine Capodanno qui da noi, nelle colline della nostra provincia. Stiamo ragionando con il vice sindaco Daniele Vimini su tante iniziative che vorremmo portare in campo nei prossimi mesi, sia a livello di promozione turistica. È già fissata nel mese di marzo un'iniziativa a Bergamo, dove faremo con il comune di Pesaro e il comune di Bergamo il passaggio di consegna. Sapete che Bergamo è capitale italiana della cultura 2023 insieme a Brescia, e lì faremo il passaggio di consegne a Pesaro. E poi abbiamo già previsto una partecipazione alla Fiera di Madrid nel mese di gennaio, e stiamo elaborando un progetto per realizzare durante il 2024 delle giornate dedicate a Rizzo Ortolani, il pesarese molto noto nel mondo per le sue colonne sonore, e che appunto secondo noi può essere un buon viatico per arrivare al 2024 capitale italiana della cultura. Assessore, un convegno sull'energia che passa però anche per le infrastrutture.
Sì, ringraziamo le associazioni di categoria, in questo caso Confcommercio Marche Nord, per questa iniziativa. Un'iniziativa che guarda al futuro, ma che sottolinea anche l'azione della pubblica amministrazione, in questo caso della Regione Marche, che nella sua visione infrastrutturale di lavori pubblici, così come dello sviluppo energetico che dovrà riguardare questo territorio, pone al centro della sua azione quattro principi cardine: innovazione, sostenibilità, intermodalità e sicurezza. Innovazione e sostenibilità vanno di pari passo. Innovazione perché dobbiamo guardare al futuro, sostenibilità perché dobbiamo avere sostenibilità sociale, ambientale ed economica e finanziaria. Questo lo facciamo anche con le tecnologie che applichiamo all'energia. Terremoto, alluvione, non è un momento facile per la Regione Marche. Qual è la situazione dei territori colpiti appunto da queste catastrofi? Sicuramente per l'alluvione i danni sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto una richiesta al governo perché questa non sia considerata una semplice alluvione. È piuttosto un'onda anomala che le copiose piogge che cadono nel nostro territorio in 6 mesi sono accadute invece in 2 ore di tempo, il che ha provocato un'onda in alcuni casi alta alcuni metri che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada, questo nella valle del Metauro, nella valle del Cesano, del Misa e del Nevola. Un piccolo sisma o un piccolo grande sisma che ha distrutto tutto ciò che ha incontrato, come se fosse stata distrutta una diga. Quindi ne dobbiamo prendere atto, è necessario ristorare i danni ai privati e al pubblico per quello che è accaduto. Per quanto riguarda invece il sisma, proprio nelle prossime ore avrete delle novità perché abbiamo chiesto ai sindaci un censimento dei danni che ci è arrivato venerdì scorso. Come ha detto bene il presidente Acquaroli, dopo il censimento avremo messo insieme quei dati e l'avremo inviati al governo con le richieste conseguenziali, perché i danni del sisma non erano immediatamente evidenti come invece quelli per l'alluvione, quindi dovevamo corredare le nostre richieste al governo nazionale con degli atti che comprovassero quello che era accaduto nel nostro territorio a cavallo tra le province di Pesaro e le province di Ancona. Anche per questo è importante ritornare all'oggetto del convegno odierno, perché dovremmo costruire i nostri edifici affinché siano edifici dell'avanguardia da un punto di vista dell'efficientamento energetico, ma da un punto di vista anche del miglioramento sismico. Efficientamento energetico come stiamo facendo con l'edilizia sanitaria ospedaliera perché siano edifici a zero emissioni. Per quanto riguarda invece le onde sismiche che purtroppo il nostro territorio sta subendo, stiamo costruendo edifici per i quali investiamo 1 miliardo, quindi abbiamo previsto un investimento corposo dall'inizio del nostro mandato ad oggi per costruire ad esempio il nuovo ospedale di Pesaro, la nuova palazzina delle emergenze dell'ospedale di Fano, quella di Urbino o il rafforzamento dei presidi anche territoriali che sono stati convertiti dalla giunta precedente affinché siano disaccoppiati dal terreno. Significa che se arriva l'onda sismica non solo l'edificio è antisismico, ma può continuare ad operare anche sotto l'onda sismica. Ecco il grande cambio di passo voluto dalla giunta Acquaroli, che poi è un cambio di passo anche nelle infrastrutture, perché le nuove infrastrutture stradali dovranno essere concepite in maniera tale che vi sia una riduzione non solo del consumo di suolo ma soprattutto dei chilometri percorsi dei nostri cittadini annualmente. La Fano-Grosseto, il suo completamento con le bretelle che da Carpegna arrivano a Sant'Angelo in Vado di adduzione o da Fabriano tramite Sassoferrato-Pergola arrivano a Fossombrone o la realizzazione della Pedemontana fino a Cagli comportano una riduzione di chilometri percorsi sino a 120 milioni di chilometri l'anno e una riduzione dei tempi di percorrenza, un aumento di sicurezza di circa il 30% sui tempi attuali. Questo significa salvare all'anno circa 1 milione di piante del pianeta. Ecco la nuova filosofia e il cambio di passo che abbiamo voluto imprimere da 2 anni a questa parte per guardare al futuro e per lasciare ai nostri figli un ambiente più protetto per quello che sarà la loro vita.
l'ha citata lei, la Fano Grosseto non è la grande incompiuta, si sta arrivando allo sblocco, se si arriva allo sblocco lei entra nella storia perché per le Marche ormai è storia questa situazione. Ma il merito sicuramente non è mio, ma è merito di tutta la filiera istituzionale che ho avuto il dovere e anche l'onore di coordinare in questi mesi, con la quale abbiamo deciso che quella strada itinerario internazionale non potesse essere declassato come deciso dalla giunta precedente da una strada a 4 corsie a una strada a 2 corsie. Pensate, un itinerario di 270 km che per tutto il suo percorso è a 4 corsie e magicamente nelle Marche, per una scelta della giunta Ceriscioli, era stata declassata ad una strada a 2 corsie. Capite che non è che contrario a una logica sulla costruzione delle infrastrutture, è semplicemente contrario al buonsenso. E allora il 18 ottobre col nuovo Parlamento e il nuovo governo abbiamo ottenuto da parte di ANAS, per il lavoro che avevamo già iniziato, una progettazione della seconda canna della Galleria della Guinza, il che significa che abbiamo definito un punto di non ritorno, una strada a 4 corsie lungo tutto il suo percorso, e dopo il 31 dicembre ci dovremmo porre il tema, o meglio dovremmo porre il tema al governo nazionale del finanziamento anche a stralci dell'opera. È ovvio che su questo l'atteggiamento dell'assessore alle infrastrutture, così come della giunta regionale, non cambierà rispetto a quanto detto da 2 anni a questa parte, anzi si rafforzerà il pressing, perché nel momento in cui abbiamo finalmente una progettazione che gli altri non avevano mai chiesto e non avevano mai ottenuto, è arrivato il momento dei finanziamenti e dei mezzi d'opera su quella infrastruttura. Sicuramente non molleremo su una giusta rivendicazione del territorio. All'interno della presentazione di questo convegno c'è una parola che è la parola futuro, quindi a questo punto qual è il futuro che attende i comuni? Allora, i comuni sono chiamati ad affrontare una grande sfida, quella che oggi quotidianamente sentiamo nominare come transizione energetica. Finora i comuni sono chiamati alla gestione del territorio, i vari aspetti che si suddividono nei settori comunali. Però non si è mai occupato di gestione dell'energia. Con la direttiva RED II europea e il recepimento nazionale è possibile l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, e in questo i comuni hanno un ruolo fondamentale e possono diventare protagonisti, perché hanno delle caratteristiche intrinseche che nessun altro soggetto può avere. Oltre a questo sono anche soggetti energivori che consumano grandi quantità di energia e che quindi hanno grandi vantaggi a costituire queste comunità energetiche. Invece per quanto riguarda la società civile, qual è la soluzione? Allora, la comunità energetica rinnovabile in realtà ha dei benefici che vanno oltre quelli ambientali, e parliamo di benefici economici. Questo perché sono incentivate a livello statale, il GSE offre degli incentivi sull'energia autoconsumata dalla comunità energetica. Quindi la costituzione della comunità energetica porta dei vantaggi sia in termini economici a livello proprio di costo dell'energia, che si abbatte, può arrivare ad un abbattimento che va dal 20% al 30%, sia nel fatto che questa comunità riceverà degli incentivi dal GSE, quindi dallo Stato, che potrà reinvestire nella stessa comunità energetica o comunque nel territorio. Un convegno sull'energia, vista appunto la situazione tragica tra crisi, caro bollette. Qual è la situazione nella regione? Come appunto può essere risolto, quantomeno può essere dato sostegno ai cittadini e alle cittadine? Allora, la situazione della regione dal punto di vista della produzione energetica è una situazione dove la regione Marche ha un deficit abbastanza rilevante, ma questo è un problema storico, tant'è che da questo punto di vista la regione ha da tempo, da molti anni ha svolto iniziative per efficientare
efficientamento energetico, sono state spese nella precedente tornata di fondi europei molti finanziamenti proprio per diminuire il peso e il consumo energetico, soprattutto in quella direzione lì, dopo iniziali finanziamenti anche statali su energia prodotta da fonti rinnovabili. E recentemente appunto è uscita la possibilità e l'opportunità di costituire le comunità energetiche, e è una possibilità nella quale la Regione Marche crede molto. È stata infatti proprio varata una legge regionale specifica per incentivare e per aiutare alla costituzione di queste comunità. Quindi la Regione ci crede molto nei prossimi finanziamenti europei che sono ormai in corsa, sono destinati parecchi milioni per l'energia in generale, ma anche in particolare per le comunità energetiche. L'aspetto che noi troviamo molto positivo è un aspetto di ricaduta sociale degli investimenti che verranno fatti nella produzione energetica da fonte rinnovabile, che come ben sapete in passato erano invece investimenti fatti per un profitto diretto delle imprese che investivano in questo campo. Qui c'è appunto una possibilità di un'ottima ricaduta a livello sociale, quindi il fatto che l'energia prodotta venga messa in comunità e quindi il beneficio sia allargato anche a situazioni sociali che non hanno o la forza economica oppure anche la collocazione e la possibilità di installare fonti energetiche. E l'altro aspetto è anche quello della maggiore accettazione. Noi nelle Marche abbiamo vissuto delle fasi in cui le installazioni di produzione energetica a fonti rinnovabili, come penso al biogas, penso all'eolico, hanno avuto grosso contrasto e grossi conflitti perché non erano ben accetti. Chiaro che il meccanismo della comunità energetica fa sì che un investimento, nel momento in cui ricade in termini positivi su tutta la popolazione, probabilmente verrà anche più facilmente accettato e soprattutto verrà fin dall'inizio condiviso, concertato e porterà obiettivi a tutta la comunità e non a un singolo individuo, a una singola impresa. Questo pensiamo che sia anche un plusvalore del meccanismo della comunità energetica.